8.35, buon venerdì sera dagli studi di TG2000. La Sicilia orientale piegata dal maltempo. Particolarmente colpite le province di Siracusa e di Catania. Strade in tilt, binari allagati, voli dirottati. In alcune case di campagna c'è chi è addirittura salito sul tetto per salvarsi. La cronaca con Gaetano Rizzo. È la zona a nord della provincia di Siracusa, al confine con il territorio di Catania, quella maggiormente colpita dalla forte ondata di maltempo che ha investito la Sicilia orientale. Danni ingenti quelli provocati dal nubifragio della notte scorsa, accentuati da violenti acquazzoni che si sono registrati durante l'intera mattinata. I vigili del fuoco, giunti persino dalla Campania, hanno dovuto faticare non poco per fronteggiare le segnalazioni provenienti tanto dal siracusano che dal catanese. Abbiamo dalle due ricevuto decine e decine di richieste, adesso siamo arrivati a oltre 100 chiamate per tantissime situazioni di pericolo, persone in difficoltà sulle vetture ma anche dentro le abitazioni. Abbiamo avuto delle serie difficoltà ad arrivare sul posto. A Siracusa città l'inclemenza del tempo si è riversata in particolare sulla zona del porto, ma è stato tra Lentini e Francofonte che si sono registrati gli effetti più rilevanti dell'evento calamitoso e tra la popolazione non sono mancati momenti di paura. Una situazione veramente infernale. Fin dalle prime ore del mattino. Le piogge sono iniziate ieri sera, forti, ma verso le 2 o le 3 di notte si è scatenato l'inferno e abbiamo avuto veramente molta paura, specialmente nelle zone limitrofe. Ci sono stati allagamenti e macchine che sono state anche sepolte dall'acqua. Adesso la situazione è un po' migliorata, però veramente è stata una bruttissima esperienza. La macchina dei soccorsi è ancora al lavoro, destinata a proseguire con interventi vari anche nei prossimi giorni. Un'altra situazione di emergenza l'hanno vissuta i cittadini di Matera, la città lucana che tra pochi mesi sarà capitale europea della cultura, è rimasta per ore senza acqua potabile a causa della presenza dei cosiddetti batteri coliformi. Solo nel pomeriggio la situazione è tornata alla normalità, come ci racconta Maria Sara Farci. Rientra l'emergenza idrica a Matera. Dopo l'ordinanza firmata dal sindaco questa mattina che proibiva l'utilizzo dell'acqua potabile per bere, cucinare e farsi la doccia, nel pomeriggio è arrivata la revoca del divieto da parte del primo cittadino. A far scattare l'allarme era stato un batterio normalmente presente nelle feci, ritrovato due giorni fa in quantità anomale nell'acquedotto lucano. Da qui l'allerta diramata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata, arrivata negli uffici del comune ieri sera, poco dopo le 9. Il verdetto è stato chiaro, si avvisa la comunità di Matera della presenza di batteri coliformi a 37 gradi centigradi al di sopra dei limiti consentiti dalla norma che prevede la loro assenza. Per questo, oltre al divieto di usare l'acqua del rubinetto, il comune ha disposto la chiusura delle scuole, delle piscine, degli studi dentistici e il divieto di usare acqua nebulizzata nei centri estetici. Il tutto fino a questo pomeriggio, quando le analisi hanno dato esito negativo. Da domani dunque tutto tornerà alla normalità, ma nel frattempo la città, che l'anno prossimo sarà la capitale europea della cultura, è stata messa in ginocchio per alcune ore, con i cittadini costretti a fare la fila alle autobotti e la corsa ai supermercati alla ricerca dell'ultima cassa d'acqua. E a proposito di inquinamento ma dell'aria, a Milano resta l'allarme per la nube di fumo che ha invaso città e periferia. Secondo l'ARPA le sostanze sprigionate dall'incendio del deposito di rifiuti non sono tossiche, ma comunque i valori di diossina sono alterati. Gli inquirenti sono al lavoro per risalire alle cause del rogo, tenendo conto che non è il primo incendio di questo tipo avvenuto negli ultimi mesi. Luciano Piscaglia. Sono iniziati oggi pomeriggio i primi rilievi della squadra mobile e della polizia scientifica nell'area della IPB SRL alla periferia nord di Milano, dove un incendio ha distrutto 16.000 metri cubi di rifiuti plastici stoccati in un capannone. Sviluppatesi la scorsa domenica, le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco solo oggi e solo ora è stato possibile iniziare gli accertamenti nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Allarme ha suscitato la nube persistente maleodorante che si è diffusa per giorni in tutta l'area metropolitana milanese, ma le autorità sanitarie hanno escluso la presenza nell'aria di sostanze tossiche ed invitano a non allarmarsi per i valori di diossina, alterati e da tenere sotto controllo, ma non pericolosi nel medio e lungo termine. Non vi sono stati ricoveri per le esalazioni negli ospedali della zona, sono però consigliate misure precauzionali almeno fino a sabato. Mantenere le precauzioni che abbiamo dato, tenere chiuse le finestre, cercare di
stare all'esterno il meno possibile. Analoghe le conseguenze di un altro incendio scoppiato nella notte di domenica nell'impianto Rieco di Novate Milanese, dove sono andati distrutti 300 tonnellate di imballaggi e 3.000 tonnellate di carta. Secondo Legambiente sono 33 i roghi divampati in Lombardia all'interno di aziende di stoccaggio o di smaltimento di rifiuti dal 2015 ad oggi. Si indaga anche sul traffico illecito di rifiuti, ma l'ipotesi di una terra dei fuochi lombarda non convince. Si tratta di qualcosa di molto diverso, per certi versi più difficile da perseguire, perché è chiaro che sono iniziative singole, quindi non esiste una rete criminale che una volta individuata si riesce a smantellare, ma non confondiamolo. A Genova invece questa è stata la seconda giornata di rientri nelle abitazioni della zona rossa per gli sfollati di Ponte Morandi. Mai più di una famiglia all'interno degli edifici, ognuna ha a disposizione 2 ore di tempo e 50 scatoloni da riempire per portare via gli oggetti più importanti della propria vita lasciati lì dopo il crollo. Le testimonianze le ha raccolte per noi Beatrice Bossi. La signora Liliana, 90 anni, aspetta di entrare in casa. Il suo turno è in programma per la prossima settimana, ma è venuta anche oggi al presidio di via Fillac per vedere come vanno avanti le operazioni di sgombero. Io sono della guerra, stavo in centro, ma mannaggia che mancava anche la guerra. Questa è una seconda guerra per me. Anzi, forse peggio, perché c'era la guerra, c'erano i bombardamenti, andavamo in galleria e eravamo ancora al sicuro. Adesso non mi ci troverei tanto al sicuro. Nella seconda giornata di ingressi, altre 24 famiglie sono potute rientrare nei loro appartamenti. Tra loro c'è anche la sua amica, la signora Nuccia, novantenne, anche lei, entrata solo per pochi minuti dentro casa, perché a fare gli scatoloni ci hanno pensato la figlia e la nipote. Certo è un dispiacere, chiaro. Per una persona che ci ha vissuto da 60 anni, da quanto ci stava la nonna? Da una vita. La sua rabbia che era, dice, ma perché noi quetavamo, eravamo lì, vivevamo nelle nostre belle case, perché poi sono case belle, anche grandi, poi lei l'ha rinnovata, addirittura ha rifatto i pavimenti di marmo, voglio dire, ha fatto delle belle cose e dice, adesso per, come dire, per colpa di qualcun altro che ha fatto crollare il ponte, io ci devo rimettere la mia casa. Adesso via Fillac torna ad essere deserta. Domani alle 8:30 ricomincerà a vivere, almeno per qualche ora. Gli appartamenti da svuotare sono ancora decine. Siamo alla politica, si riaccende lo scontro nel governo fra Movimento 5 Stelle e Lega. Pomo della discordia, il condono inserito nel decreto fiscale. Salvini però assicura che l'esecutivo non cadrà. Augusto Cantelmi. Una tregua armata in attesa della firma dell'armistizio di domani. Lega e 5 Stelle giunte ad un passo dal punto di non ritorno invertono la rotta. Il governo non cadrà sul decreto fiscale. Parola di Salvini e Di Maio e dopo la terribile giornata in cui avrebbe pensato anche alle dimissioni, il premier Conte può tirare un sospiro di sollievo, sebbene dai mercati giungano ancora pessime notizie con lo spread che ha toccato anche quota 340 punti. È chiaro, essendo qui impegnato, insomma, uno poi non è che sono Superman che riesce a fare mille cose contemporaneamente. Sono stato abbastanza concentrato qui, c'erano anche degli incontri bilaterali importanti. Si va avanti dunque, ma qualcosa tra gli alleati si è rotto. Su quello che è accaduto intorno al decreto fiscale, sulla manina e la presunta manipolazione denunciati da Di Maio, Salvini, che non vuole passare per fesso, dice, racconta la sua verità. Uno leggeva e uno scriveva. Lui leggeva, e di lui mi fido, e chi verbalizzava? Luigi Di Maio. Altra persona corretta. Ministro dell'Interno che tuttavia è pronto a fare un passo indietro sul condono fiscale, Di Maio apprezza, ma aggiunge, non posso passare per bugiardo. In una nota Palazzo Chigi conferma la versione di Di Maio che non ci fosse un testo dettagliato del decreto. Come si vede, quello di domani sarà un Consiglio dei Ministri ad alta tensione. Va riscritto il decreto fiscale e soprattutto va data una risposta alla lettera consegnata dal commissario economico Moscovici, che conferma sempre da Roma le preoccupazioni ma ribadisce la volontà di dialogare con il governo. Gli esteri, l'Afghanistan è chiamato alle urne nel segno delle donne. Alle elezioni di domani infatti si registra il più alto numero di candidate di sempre, circa il 16% del totale, ma sul voto incombe la minaccia di nuovi attacchi talebani. Federico Plotti.
Domani 9 milioni di afghani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento in vista delle elezioni presidenziali che si terranno l'anno prossimo. Tra gli oltre 2.500 candidati, 417 sono le donne che si contenderanno i 249 seggi disponibili. Lei è Mariam Samah e, come altre sue colleghe, ha deciso di candidarsi per portare al più alto livello politico le istanze delle donne. Se dovessi vincere, per prima cosa mi batterei per creare un comitato giuridico speciale che si occupi dei casi legali che riguardano proprio le donne. In Afghanistan la situazione per noi è ancora complicata, c'è bisogno di un cambiamento, dice. Ma non sarà facile cambiare un paese in cui la disparità tra i due sessi è ancora fortissima. Saranno elezioni democratiche, assicurano le autorità afghane, che hanno già allertato migliaia di uomini delle forze di sicurezza per proteggere seggi e votanti e garantire la regolarità del voto. Ma il clima in questi giorni è stato avvelenato da attentati ed omicidi, l'ultimo ieri. Almeno 10 candidati sono stati già uccisi, centinaia di centri di voto chiusi e si teme che molti elettori rimarranno a casa per paura di attacchi da parte degli integralisti islamici. Questa è la democrazia in stile Afghanistan, un paese non ancora normale e normalizzato. Stremato da una guerra senza fine, durata anche dopo la cacciata dei talebani oltre 17 anni fa, si trova ancora a fare i conti con un'instabilità ormai diventata congenita che continua a minare qualsiasi processo democratico. Rimanendo all'estero, sulla morte del dissidente saudita Jamal Khashoggi emergono particolari sempre più inquietanti. Di questo si parlerà questa sera, subito dopo il TG delle 20:30, a Guerra e Pace, il programma condotto da Antonio Soviero. Suoi ospiti in studio, l'inviato di guerra Alberto Negri, il giornalista del quotidiano Il Giornale Gian Michalessin. E veniamo al cinema con il nuovo film di Edoardo De Angelis, presentato oggi alla Festa di Roma. È ambientato a Castelvolturno, si chiama Il Vizio della Speranza, racconta la storia di una donna che non vuole rinunciare alla sua gravidanza pur in condizioni di salute difficili e in un contesto di degrado e violenza. Fabio Falzone. Attenzione a considerare Castelvolturno una location per questo film. È una terra che ha generato le storie di questo film. Se va avanti vuole partorire, è probabile che muore. Questo mi serve. È Castelvolturno, 25.000 abitanti regolari, altrettanti irregolari, lo scenario in cui il regista di Indivisibili ambienta la storia di Maria, la bravissima Pina Turco. Tra degrado, prostituzione, disperazione, povertà umana e materiale, Maria scopre di aspettare un figlio, ma la mezzana Marina Confallone la convince che non può metterlo al mondo. Rischia di perdere la vita, oltre a rovinare i suoi affari. Eppure Maria il figlio lo vuole, tenta la fuga, si nasconde, a quel bambino non vuole rinunciare. Fino a che a rimettere in ordine le cose interviene un vero e proprio miracolo. Lei sente che quella è la sua occasione ed è l'unico momento nel quale può determinare se stessa e può veramente fare una scelta consapevole per la prima volta nella sua vita ed essere qualcos'altro da quello che è stato fino al giorno prima. Ecco, in questo senso lei scopre la potenza propulsiva e rivoluzionaria del sentimento della speranza. Il Vizio della Speranza è un film laico eppure fortemente religioso, realizzato all'interno di una comunità in collaborazione con la Caritas del luogo. Una storia di attaccamento alla vita in un contesto estremo, in cui anche un semplice giro in Tagadà può riservare inaspettati sprazzi di felicità. Ma quello che facevo prima non lo posso fare più. È ancora tempo, è ancora tempo. Cambiamo argomento, veniamo all'impresa della nazionale italiana femminile di pallavolo. Dopo 16 anni le azzurre hanno staccato il biglietto per la finale dei mondiali che si disputerà domani. Ad attenderle ci sarà la Serbia. Le voci delle protagoniste nel servizio. L'inno nazionale cantato a squarciagola, le lacrime, gli abbracci. Orfana del calcio e dei maschi sotto rete, l'Italia sportiva rialza la testa con le donne del volley. Continua il sogno azzurro in questo entusiasmante mondiale di pallavolo femminile in Giappone. La nazionale di Mazzanti batte la Cina dopo una semifinale tiratissima, vinta solo al quinto set al tie break, e domani si giocherà l'oro con la fortissima Serbia. Non ci credo ancora? Mi sembra un sogno? Non svegliatemi, vi prego! Bellissimo, non so cosa dire perché è stata una partita non combattuta di più. Un'impresa, di questo si tratta, una partita incredibile giocata punto su punto fino alla fine. Nervi saldi, concentrazione e una buona dose di orgoglio azzurro di una multietnica nazionale che ha incantato tutta Italia.
Sì, la stanchezza non si sente, penso potrei ricominciare a fare un'altra partita. E non capisco bene cosa sta succedendo. Siamo state bravissime perché loro veramente non hanno mai mollato. Domani l'ultimo sforzo. Passata la sbornia di questa fatica, un'altra ancora più grande attende la nostra nazionale. Tra le azzurre e la medaglia d'oro adesso c'è solo la Serbia, che nella terza fase di questo campionato del mondo ci ha sconfitto 3-1, ma adesso è tutta un'altra storia. In bocca al lupo allora alle azzurre. Spostiamoci adesso in Vaticano. Oggi l'incontro del Papa con il metropolita Ilarion, capo del Dipartimento per le Relazioni Esterne della Chiesa Ortodossa Russa. L'incontro avviene in un momento delicatissimo per la Chiesa Ortodossa, per la rottura tra Mosca e Costantinopoli a causa delle vicende ucraine. Paolo Fucili. Il proposito della vigilia era chiaro per Ilarion: informare Francesco e scambiarsi opinioni sullo scisma ucraino, definizione di Ilarion stesso. Udienza papale oggi alle 12, saluti cordiali, poi colloquio a porte chiuse. Argomento scottante, l'autocefalia della Chiesa Ortodossa Ucraina, in sostanza l'autonomia religiosa dopo quella politica da Mosca. Bartolomeo, patriarca di Costantinopoli, ha detto sì. È uno scisma, ha ribattuto ancora oggi Ilarion, capo del Dipartimento Relazioni Esterne del Patriarcato Russo. Ne deriva dal punto di vista russo che anche Bartolomeo è scismatico, giacché approverebbe la separazione di una bella fetta per numeri di Chiesa russa. Però è ancora in tempo, spiegava Ilarion stamane in un'intervista a Sir e Radio in Blu, per fare marcia indietro. Ma è la prassi storica dell'ortodossia, ribattono da Costantinopoli, stabilire una chiesa autonoma per nazione, come è avvenuto ovunque lungo i secoli. Il nodo ucraina però è particolarmente intricato, stante il contrapposto nazionalismo politico ucraino e russo, sfociato già in guerra aperta 4 anni fa. Certo è che lo scontro tra le più autorevoli sedi dell'ortodossia complicherà parecchio per Roma il cammino ecumenico verso est. I rapporti con Costantinopoli sono pressoché ottimi, specie quelli personali tra Bergoglio e Bartolomeo, ma sarebbe un peccato compromettere il faticoso recente disgelo con Mosca, culminato 2 anni fa con lo storico incontro a Cuba tra Papa e Patriarca Kirill. E sempre stamattina a Santa Marta il Papa è tornato a parlare dello Spirito Santo. Francesco, riflettendo sull'odierno Vangelo di Luca, si è soffermato sui due tipi di persone che si riscontrano nel brano e che crescono in modo opposto tra loro. Queste, sentite. Una che, guidata dal proprio egoismo, cresce verso l'interno. Ha un lievito che è l'egoismo, che gli fa crescere verso l'interno e soltanto si preoccupa di apparire bene, apparire equilibrato, bene, che non si vedano le cattive abitudini che hanno. Sono gli ipocriti. E Gesù dice: guardatevi. L'altra gente sono i cristiani. Dovremmo essere cristiani, no? Ma perché anche ci sono cristiani ipocriti, no? Che non accettano il lievito dello Spirito Santo. Per questo Gesù ci ammonisce: guardatevi del lievito dei farisei. E il lievito dei cristiani è lo Spirito Santo, che ci spinge fuori, ci fa crescere con tutte le difficoltà del cammino, anche con tutti i peccati, ma sempre con la speranza. In chiusura torniamo a parlare di cinema, perché come ogni venerdì c'è l'appuntamento con il TG Post Grande Schermo, con i consigli di Fabio Falzone per il fine settimana. Buona visione, ci vediamo alle 20:30 con tutti gli aggiornamenti.